Salve ragazzi, benvenuti su The Seed Channel, sempre col vostro Seed. Oggi siamo un videogioco alquanto diciamo unico nel suo genere. Diciamo è la prima volta che ho visto videogiochi del genere. Prima di iniziare chiedo scusa per la scarsa illuminazione, ma mi si è fulminata la lampada. Purtroppo si è fulminata la lampada del lampadario. Dato l'ora, perché purtroppo, come voi sapete, io devo trovare quel triangolino di tempo per registrare. L'orario è quello che è. Infatti sono le 8. Purtroppo la luce non c'è. La luce solare, ma ho detto sole. Se n'è andata, io registro una lampadina. Cioè, cerco di diciamo farmi vedere. Spero che YouTube non rompa l'anima, sapendo, come sapete, YouTube oscura tutto, quindi spero che si veda. Comunque, questo gioco, come detto, è alquanto strano. Perché strano, diciamo unico più che altro nel suo genere? Perché ha una storia. Il gioco non è uscito su nessuna piattaforma, ma inizialmente è uscito solo per cellulari, per smartphone, Android e iPhone. Infatti inizialmente lo possiamo trovare, lo potete anche scaricare, perché infatti il gioco si trova gratuitamente su smartphone, su un iPhone si deve pagare. E praticamente inizialmente io l'ho visto questo gioco da un amico mio. L'ho visto questo gioco e ho detto: ma che gioco è? Cioè, è strano. Mi fa: in questo gioco tu sei un virus, un batterio, un fungo o qualsiasi altra cosa e devi infettare il mondo. Per chi ci ha giocato già ha capito che gioco è. Sto parlando di Plague Inc. Evolved. Plague Inc. Evolved, ragazzi, è un gioco alquanto malato, oserei dire, dove tu sei o un batterio, un virus, un fungo, o comunque, diciamo, un rompipalle e devi, diciamo, distruggere il mondo. Inizialmente è uscito per smartphone, per iPhone, e poi è stato portato successivamente su PC. Io l'ho provato, ci ho giocato, e ora, ragazzi, vi farò vedere le mie idee. Ma bando alle ciance, e andiamo a vedere il gioco. Plague Inc. è un gioco alquanto particolare. Appena noi apriremo il gioco, ci subirà subito il primo menu, in cui scegliere le proprietà. Se tu single player e avete scelto una delle tante modalità, andremo direttamente a scegliere la tossina o comunque il nostro bacillo con cui infetteremo il mondo. Possiamo scegliere fra batteri, virus, funghi, parassiti e tanti altri. Naturalmente poi molti sono bloccati, che sono andando a sbloccare o pagando o proprio, diciamo, uccidendo tutti. Una volta scelto il batterio, possiamo, ad esempio, alimentarlo con cose mutate o comunque con altri materiali che ci permettono di farlo diventare ancora più tossico e letale. In questo caso, come potete vedere nel video, sceglieremo varie parti. Una volta scelto questo, premuto su continuo e scelta la difficoltà, gli daremo un nome. Una volta che il nome è dato, saremo pronti ad infettare il mondo. Una volta iniziato, ci troviamo davanti la mappa del mondo e dovremmo iniziare, anzi dovremmo decidere dove la nostra malattia avrà inizio. Avremo a disposizione tutto il mondo. Una volta scelto con cura dove iniziare, non ci basterà altro che cliccare sul play e andare avanti ad infettare il mondo. Il gioco teoricamente si svolge in questi tratti, dove noi praticamente avremo a disposizione tutto il mondo e automaticamente, pian piano che la nostra infezione si dilagherà, avremo a disposizione tutti i parametri per vedere i tipi di infezione, come si andrà a dilagare, eccetera, 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 eccetera. Naturalmente abbiamo espansione di tutto il mondo, ci fa, naturalmente si può anche notare dal video che ci sono tantissime barche, aerei, cose in circolazione. Questo perché? Perché così noi ci permetterà di vedere se la malattia indicata dai puntini rossi avrà un punto di sbocco o se qualche aereo che noi vedremo diventerà automaticamente rosso, significa che un infetto sta viaggiando in un'altra parte del mondo. E lo scopo del gioco, come ho già detto precedentemente, è quello di distruggere tutto quanta la popolazione umana. Cliccando in basso a sinistra, apriremo la schermata della nostra malattia, dove noi potremmo decidere
tutte le sue, diciamo, capacità. Abbiamo innanzitutto le sue statistiche, il tipo di virus e tutto quello e tutte le infezioni che avrà dilagato, contando anche la sua evoluzione durante la storia, vedendo naturalmente sulla destra. Quindi naturalmente abbiamo tante cose. Poi potremmo anche decidere come si trasmette, se si trasmette via aereo, via acqua, attraverso uccelli, topi, ratti, tutte le varie possibilità. Ovviamente avremo oltretutto anche i sintomi, dove potremmo avere vari svariati tipi di sintomi in modo che la nostra malattia possa evolversi sempre pian piano. E infine avremo le proprie abilità, dove noi, grazie alle proprie abilità, potremmo fare in modo che la nostra malattia resista a vari, diciamo, a quando verrà scoperto il nostro antidoto. Cliccando in basso a destra, invece, avremo tutte le caratteristiche della cura, perché durante il gioco l'umanità non starà ferma, cercherà di debellare la nostra malattia. Avremo, diciamo, uno schema molto specifico e molto dettagliato. Infatti avremmo inizialmente tutta la mappa, diciamo, del mondo, dove sarà segnata di due colori, rosso e blu, dove il rosso saranno naturalmente i posti infettati, i blu i posti sani, e saranno anche indicati in un'apposita scheda con i rispettivi nomi delle nazioni, sia infettate e sia naturalmente sane. Inoltre ci sarà anche un'altra, diciamo, un'altra casella dove saranno indicati i morti delle varie naturalmente popolazioni. Inoltre avremo anche a disposizione, diciamo, tutte le caratteristiche della cura, quando sarà ultimata, a che livello si trova, il potenziale che potrà avere questa cura per debellare la malattia. Ed inoltre ci faranno anche notare in quali posti specifici si saranno chiusi le strade, perché poi naturalmente se un'infezione in un determinato paese sarà particolarmente ampia, ci sarà la chiusura di aeroporti, cantieri, diciamo, navali, porti e anche di strade. Quindi naturalmente noi qui potremo controllare la nostra cura, ma è naturalmente stupido dirlo che se la cura sarà scoperta, il gioco sarà finito. Durante il gioco spuntano delle palline che dovranno essere premute, quelle di rischio biologico, palline del DNA o palline naturalmente raffiguranti delle pozioni. Questo qui lo spiegheremo più avanti. Le palline col segno biologico, una volta che spuntano, devono subito essere, diciamo, premute col mouse, perché una volta premute ci faranno in modo che la malattia si diffonda nelle zone prescritte. Infatti, andando più avanti nel gioco, ne compariranno sempre di più, sia quelle con rischio biologico, sia quelle naturalmente col DNA e sia quelle delle pozioni. Quelle con rischio biologico abbiamo già spiegato a cosa servono, quindi per permettere all'infezione di dilagarsi nel mondo. Quelle col DNA sono alquanto particolari, perché ci permettono di avere punti DNA per la nostra naturalmente malattia, così da permettere alla malattia di migliorarsi ulteriormente e permettere così di avere sempre più possibilità di infezione, più modalità di trasmissione e via dicendo. Quindi abbiamo già visto praticamente come si comportano queste tipologie, diciamo, di palline. Poi ci sono le palline, diciamo, quelle lì col simbolo della pozione. Le palline blu invece stanno ad indicare la cura, devono essere premute istintivamente e a velocità molto elevata, perché se permettiamo alla cura di evolversi naturalmente, la malattia naturalmente perderà e non avremo possibilità più di naturalmente riuscire, diciamo, a infettare l'umanità, perché come ho già spiegato precedentemente, se la cura arriverà al 100%, avete a disposizione un minuto per riuscire a fare in modo che dovreste infettare tutta la popolazione nell'istante di un minuto, il che è impossibile. E avendo premuto l'infezione, DNA e cura al momento giusto, avremmo davanti questa schermata. L'umanità è stata distrutta e noi siamo gli unici sopravvissuti, quindi il virus ha completamente distrutto l'umanità. E così avremmo vinto il gioco. Bene ragazzi, quello che avete appena visto era Plague Inc. Dato la valutazione finale, devo dire che è diciamo, un giochino abbastanza carino, non eccessivamente, diciamo, un gioco allucinante, giusto? È un giochino principalmente creato di ricordo su smartphone, cioè va, per me è come dire va. Sei dal medico, sei all'ospedale che devi fare qualche controllo, hai da perdere un po' di tempo,
C'è un applauso. Cioè, nel senso è questo. Su PC il gioco naturalmente è la stessa identica cosa, cambia un po' a livello di livello grafico ed è caruccio. Cioè va, se volete, se ne so, siete a casa, fuori piove, il sole se n'è andato, ma non avete niente da fare, che ne so. La connessione internet è saltata. Dio mio. E non avete, diciamo, nessun altro gioco a disposizione, avete questo installato, passatevi quei 30 minuti di tempo che la connessione ritorni, poi passate ad altro, almeno per me naturalmente. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, come sempre io ragazzi vi ringrazio di avermi seguito e se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e lasciare un commentino. E ricordo per tutti che se volete qualche gioco venga recensito o anche qualche anime, perché ricordo, ultimamente non ne ho fatti, cioè, vedrò di rifarmi a breve, lasciate un commentino qui sotto su qualsiasi cosa vogliate essere recensita. Con questo ragazzi, il vostro Sid vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ok. Oh, e plago l'abbiamo fatto. Ora però io vorrei recensire un qualcosa di diverso. Vero, io ho fatto tantissimi RPG Maker. Vediamo cosa trovo. RPG Maker. Vabbè. Vediamo un po'. Vabbè, my father. My father. Which house, mi sa. Corpse party. Sì, però sinceramente a fare un altro gioco, un altro RPG Maker, ma vabbè, vediamo di cosa si tratta. Sì, vabbè, RPG Maker, bla bla bla, scuola infestata. Che cos'è sto link? Volevo recensire un RPG e lo recensirò. Posso recensire non solo un RPG in versione anime. Ho trovato cosa fare. C'è qualcosa che non va però.